titolo incontro dibattito, come avviene usualmente, c'è una premessa, ci sono alcune considerazioni generali da parte del relatore e poi sarebbe bello se ci fosse anche, come penso sia gradito anche dal relatore, uno scambio di opinioni, qualche domanda particolare, qualche tema che magari preferite approfondire rispetto ad altri, perché è evidente che questo tema è abbastanza vasto e all'interno di questo tema si può spaziare con dei focus, con degli approfondimenti più mirati. Quindi poi sentiremo appunto l'amico Enrico Gatz che come vorrà strutturare meglio la serata. Sono doverose due parole di presentazione del nostro relatore, Enrico Gatz. Dopo la maturità classica, si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, discutendo con il professor Alberto Roversi Monaco, noto giurista italiano, una tesi di diritto amministrativo sulla revisione del prezzo degli appalti pubblici. Ha svolto pratica forense presso lo studio dell'avvocato Ivone Cacciavellani del Foro di Venezia, quindi tutto si tiene, Ivone Cacciavellani, voi sapete benissimo, una delle autorità del diritto regoliero, è più volte intervenuto anche in Cadore, in Comelico, in importanti occasioni columnistiche e di approfondimento. Abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, avvocato cassazionista, è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Venezia, accompagna l'attività forense anche con la partecipazione quale relatore a convegni e conferenze di settore con incarichi di docenza in corsi e seminari. Ha curato naturalmente numerose pubblicazioni singole con contribute, note e saggi, anche alcuni volumi. È segretario della rivista amministrativa della Regione Veneto, vicepresidente del comitato etico dell'ULSS numero 2 Veneto, che ha anche presieduto dal 99 al 2005. È cultore della materia presso l'insegnamento del diritto del mercato interno nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova. E sempre per tornare al tema noto e di cui questo è anche un simbolo, le regole sono un simbolo di questo museo, è anche esperto proprio nel settore del diritto regoliero, avendo curato anche un recente importante manuale, una pubblicazione uscita di recente molto apprezzata. E quindi io direi di chiudere qui la presentazione, siamo qui per ascoltare l'avvocato Enrico Gatz e quindi a lui cederei subito la parola. Mia, due battute, due proprio veloci per ringraziarvi. Perché dico veloci? Perché c'è un po' questo galateo generale sui discorsi introduttivi, parole in circostanza, in cui forse anche per invogliarsi l'uditorio, chi parla cerca sempre di fare i complimenti a chi l'ho invitato ieri sera. Cosa che non vorrei darvi appunto questa impressione un po' retorica, ma dico grazie perché qua vengo sempre molto volentieri proprio per la bellezza del paesaggio. Il Comelico ha un fascino di cui dovete essere coscienti, orgogliosi, e dico orgogliosi perché è pur vero che il creato non è merito nostro, ma è un paesaggio che testimonia il modo con cui la gente ha abitato questi luoghi. Fascino proprio collegato anche alla trama urbana del tessuto abitativo di questi luoghi. Io sono incantato da questo sottotetto che non conoscevo perché non ero a conoscenza che si fosse addirittura reso in maniera così bella quello che avevo sempre colto. E quindi veramente bravi. E vengo soprattutto volentieri quando appunto Fiorenza poi mi ha contattato, perché parlare di questi temi, in un dopo cena di questi tempi, io andrei anche sulla Luna se fossi capace, perché trovare delle persone che lasciano la loro casa scomodando quindi tante abitudini per stare insieme e confrontarsi su un titolo così impegnativo, Fiorenza, che è un titolo molto impegnativo di per sé, quello che mi avete dato, insomma. Io penso sia un valore a prescindere, come diceva Totò, al di là di quello che uscirà stasera, di quello che magari riuscirò a dire, è un valore in sé e dobbiamo essere anche in questo senso già contenti del fatto che ci si trovi ancora a dibattere di questo. Dicevo, cercherò di non deludervi perché il tema obiettivamente è un tema che ha
una sua vastità, una sua complessità che si presta a tanti tagli. E venendo in su mi sono chiesto che cos'è che possiamo dire, adesso Livio gentilmente diceva ci dirà come imposta, non ho nessuna impostazione precostituita, magari la lasciamo alla libertà nostra, più dialoghiamo, più in famiglia ci sentiamo meglio è, ho il dovere di introdurre dicendo qualcosa perché altrimenti non il gioco non vale la candela. E direi di non deludervi appunto troppo. Perché non so quali siano le vostre aspettative, bisognerebbe sempre capire cosa uno si aspetta poi per misurare quello che deve fare. Ho pensato a questo, che è comunque rettificabile in corsa, evitare un taglio, non dico accademico, ecco, ma abbastanza tecnico, erudito, in cui uno magari fa sfoggio anche di quel po' di cultura che ha messo assieme, e tentare invece un approccio più pratico che non mortifica anche l'aspetto ideale o culturale, ecco, ma che riesca a far dialogare i principi, come a volte si dice, i valori appunto con la quotidianità. E allora vado un po' ad integrare quello che diceva subito Livio, che parlava del mio curriculum, non so se avete visto lì con che imbarazzano, poi almeno a me personalmente, tradendo un po' quel curriculum, in che senso? Nel senso di completarlo e dicendo che le mie origini familiari sono molto umili, i miei nonni sia paterni che materni erano contadini e mia madre nel 54, mia madre nel 41, mia madre nel 54 aveva avuto ripetuti attacchi di appendicite, allora mio nonno la porta dal medico, il medico dice attenti che qua c'è a operare, peritonite, pericoloso, perforazione intestino, quelle cose appunto che sappiamo tutti, in me appunto era gente che non moriva di fame, però gente che ovviamente faticava, a quel tempo l'ospedale costava, ma di qualcuno di voi che ha i capelli più bianchi di me se lo ricorda, Fanfani però, era il primo governo Fanfani, che durò pochissimo, a febbraio del 54, all'aprile del 54, ci fu quella crisi quando De Gasperi lasciò la politica, o fu invitato a lasciarla, ecco, diciamo, dopo un congresso abbastanza atteso dalla Democrazia Cristiana, e di solito prometteva la mutua ai contadini, la mutua appunto agli agricoltori. E in effetti fu una delle poche cose che quel governo fece, ma questa mutua ai contadini che già Segni aveva promesso quando era ministro dell'agricoltura tardava a diventare legge e per cui mio nonno aspettava, ma non è che poi il corpo aspetti i tempi della politica, anche se la politica in quel tempo magari è un po' più efficace e veloce di quella di adesso. Fatto sta insomma che prima di essere sfiduciato il governo Fanfani riesce a portare, a completare in Parlamento questo processo legislativo, la legge viene approvata, estende la cassa mutua e obbligatoria a tutti i coltivatori diretti, mia mamma va in ospedale, si opera e appunto come potete immaginare tutto va bene. Ma vi ho detto questo aneddoto, insomma, non per fare un po' di pietismo strappalacrime, a parte mi sembra una cosa tutt'altro che pietistica, perché purtroppo a quei tempi è una cosa abbastanza diffusa e comune, perché mia nonna, sapete, madre di mia madre, mia nonna materna, che è morta l'anno scorso, 99 anni. Io ricordo che quando si litiga nella coppia poi ci sono sempre le filastrocche che tornano fuori, io sono sposato quindi ho cognizione di causa, ci sono sempre quelle recriminazioni. Ricordo quando ero bambino che andavo spesso dai nonni, uno dei capi di imputazione al nonno era il fatto che mio nonno nel 1962, quando ci fu il congresso della Democrazia Cristiana a Napoli, che fu un congresso storico perché Aldo Moro propose il centro-sinistra e si decise appunto di fare poi il centro-sinistra. Penso adesso se qualcuno ama la storia, anzi se qualcuno di voi magari la ricorda, non fu un passaggio semplicissimo, la Democrazia Cristiana ha perso 1 milione di voti allora, perché appunto i vescovi e molti erano contrari, insomma l'apertura a sinistra era vista come tradimento, cose che sappiamo un po' tutti. Moro fece un intervento, allora di 6 ore e mezza, magari qualcuno se lo ricorda, viene anche sempre un po' citato, 6 ore e mezza ininterrotte di intervento, interrotte insomma salvo le pause normali. E mio nonno, che era contadino, stette attaccato alla radio per 6 ore e mezza. Ma questo succedeva in inverno, quindi in inverno la campagna ha meno esigenze, però c'erano sempre le mucche nella stalla, bisogna mungerle e di seguito, toccò a mia nonna supplire. Ma cioè, la cosa che mia nonna appunto non si capacità è che
l'ho accusato che lo intendeva come un capriccio, una deviazione dai suoi doveri di capofamiglia e via di seguito. A tal punto che io conservo nella mia casa proprio quella radio che ha un valore simbolico per i temi che toccheremo stasera. Domanda crescendo, sentivo sempre queste, diciamo, prima ho detto accuse, ma in maniera anche, diciamo, molto gioviale, ecco tu che quella volta, no, si è permesso di stare 7 ore davanti, adesso mi accusi che magari sono stata 5 minuti in più con la mia amica in Modena, non sapere, cose così. La cosa che mi sono chiesto è come mai mio nonno si fosse fermato ad ascoltare Aldo Moro. Adesso non so se qualcuno di voi ha mai letto un discorso di Aldo Moro, ma sono discorsi, in generale i discorsi dei politici del tempo erano discorsi molto, molto culturali. Ieri ho preso, a parte l'avevo già integrale, ma ho preso, oggi appunto il Corriere, dove con un euro davano lettere da carcere di Gramsci. Se voi leggete qualche pagina, ecco, l'ha respirato uno spessore culturale che è spaventoso, indipendentemente dal fatto che fosse un politico, gente che veramente alla sera si metteva sui libri e si preparava. Ecco, Moro era comunque un'eccezione nell'ambito della classe politica, e poi aveva una cosa che veramente lo metteva, anche se volete, alla berlina di tante ironie, aveva questo frasario molto sofferto, perché era un tipo anche macerato, un linguaggio che tendeva molto alla complessità, che lui cercava di dare una buona spiegazione a tutto, esatto contrario adesso si semplifica e si fornisce subito lo slogan, no? E per cui era proprio un frasario anche pesante, pieno di incisi, di subordinate, di parentesi, era difficile da ascoltare. Allora, adesso Bersani ha sdoganato la parola Cipoglioni, no? In un consiglio nazionale del Partito Democratico, presente il consiglio maestro, nel dire che bisogna parlare spiccio, che la gente non ha tempo, bisogna farsi capire, le lungaggini, i discorsi difficili. A me fa specie che mio nonno, che era la terza elementare, ascoltasse Moro capendo, credo non tutto, per 6 ore e mezzo. No? Quindi capite che siamo sbagliati nell'approccio, perché se mio nonno, contadino, con la terza elementare, vabbè, democristiano convinto, mi ascoltava uno dei suoi, ma era, secondo me, replicabile. Io conosco la mia famiglia che aveva quelle origini, ma replicabile forse ancora di più per altre chiese politiche, cioè, diciamo così. E là vuol dire che scattava qualcosa per cui non occorreva ricorrere alla barzelletta, alla volgarità, alla battuta per catturare, perché un politico riuscisse a catturare l'uditorio. In quel discorso io, tra l'altro, non sono letto, era un discorso veramente che poi ha dentro quelle frasi che vengono sempre citate di Aldo Moro, un discorso pesante anche da un punto di vista proprio di impostazione politico ideale. Ma io ho pensato a mia madre in quel momento là, cioè ho pensato a mio nonno che capiva che la politica c'entrava in maniera molto forte con la sua vita, che la salute di sua figlia pochi anni prima era dipesa da alcune scelte o non scelte, o da alcuni ritardi o da alcune accelerazioni della politica che in quel momento si stava discutendo. C'era, cioè, una percezione netta del collegamento tra politica, voglio dire felicità, poi magari qualcuno poi ha pensato a quello e magari ha anche imbracciato le armi dicendo che siccome bisognava essere tutti felici, bisognava imporre la felicità agli altri, ma questo nesso, questa percezione di un nesso proprio stretto, diretto, tra vita e politica, ecco, era chiarissimo allora, tanto da giustificare questi aneddoti che poi io dico i miei e chissà quanti altri appunto voi conoscete per esperienza propria. Allora questo orizzonte era un orizzonte di una società non evoluta, perché era una società contadina, una società senza scuola dell'obbligo, in cui la partecipazione, il grado di partecipazione era molto sentito. Era molto sentito. Ed era la cosa che colpisce, era che era perfettamente in linea con quello che questa gente aveva voluto con la Costituzione, con la Repubblica, con la democrazia, avendo vissuto appunto le parentesi prima totalitarie e dittatoriali. Un articolo che ad esempio noi della nostra Costituzione dimentichiamo spesso è l'articolo 4, che in realtà è l'articolo sul lavoro, quindi è un articolo molto
dice che il diritto al lavoro è un diritto costituzionale, insomma, quindi quell'articolo che viene citato nei cartelli dei sindacati quando si va in piazza e viene sento. Il secondo comma di quell'articolo dice, che ha di una bellezza anche lessicale veramente coinvolgente, dice che ogni cittadino ha il dovere di compiere, secondo le proprie scelte, secondo le proprie capacità, una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della nazione. Una cosa che fa rabbrividire se uno ci pensa, perché c'è dentro la libertà, quindi uno ha il dovere secondo le proprie scelte, c'è dentro l'idea di proporzionalità, di adeguatezza, cioè secondo le proprie capacità, c'è dentro la totalità, perché ogni cittadino vuol dire che questo dovere compete a tutti, compete all'handicappato, compete al monaco, compete al bambino, compete al pensionato, non è che qualcuno sia esentato da questo dovere. E noi confondiamo sempre il lavoro con la busta paga, con i contratti, con i sindacati. C'è un'idea non laboristica di lavoro, c'è un'idea di operosità che io metto al servizio della nazione. E poi c'è questa idea del progresso materiale e spirituale che a sua volta è molto affascinante. Perché vuol dire appunto che non c'è solo l'artigiano o chi è, o chi non è in pensione, o l'industriale, o l'operaio, ma c'è dentro il musicista, c'è dentro l'artista, c'è dentro l'educatore, c'è dentro appunto il prete, sono dentro queste figure che danno l'insieme del progresso della nostra comunità. Perché ho scomodato questo articolo? Perché il primo degli articoli della Costituzione, sappiamo che la Costituzione, come dice la parola, è così importante che costituisce tutto il resto, a tal punto che se tutto il resto non rispetta questa cosa, viene addirittura tolto di mezzo, cioè un giudice che si interessa solo di questo, la Corte Costituzionale, che di mestiere toglie dall'ordinamento quello che appunto non rispetta la Costituzione. Quindi siamo proprio alla radice di tutto il potere pubblico, di tutto l'ordinamento. E la prima riga della nostra Costituzione ci dice che la Repubblica nostra è fondata sul lavoro. E se io vado poi all'articolo 4, capisco il lavoro non solo anche nella visione, diciamo, a metà meccanico, consentitemi la battuta, ma anche in questa idea di operosità, di servizio completo, materiale, spirituale a favore degli altri,